Io spero che si senta e si veda. Buonasera a tutti quanti, in quasi perfetto orario. Chissà se si vede la chat. Ma appena entra qualcuno e scrive, controlliamo. Nel frattempo metto un po' di musica. Io, è finita la canzone. Buonasera a chiunque ci sia, se volete salutare in chat. Ho trovato il modo in teoria di far vedere la chat. Non so se si vede. Magari facciamo altri 5 minuti in attesa che se si vuole collegare qualcun altro, insomma, a vedere. Altrimenti poi cominciamo. Facciamo altri 2-3 minuti, insomma. Prima di tutto mi si sente, vero? Vediamo se mi si sente. Mi si sente? Vediamo se mi si sente. Sì, decisamente mi si sente. Allora, giusto, la chat. Io non so se si veda. Non ho idea nemmeno di come si veda. Oh my god, sto aprendo cose, stiamo fermi. Madonna, si vede proprio da cani, raga. Da cani. No, non le so fare queste cose di Twitch, c'è niente da fare. C'è proprio no. Vediamo. Questa è la chat. Non lo so, ragazzi. Non so cosa stia uscendo. Ma soprattutto non riesco a capire perché esca questo pop-up fastidioso. Non il pop-up, c'è un avviso fastidiosissimo. Non ho idea. Ma vedi che esce comunque terribile. Non riesco a capire come togliere sta cosa della cache da qui. Si dice cache, spero. Orrenda, troverò un altro modo. Ah, questi sono i cookie addirittura. Troverò un altro modo perché è proprio brutta. Brutta. Proprio orrenda. Va bene. Direi che fra poco cominciamo. Fatemi mettere via un altro po' di roba. Peccato, mi sa che non so se Alessia Bella ce l'ha fatta a venire. Dai, comunque mi sento positiva. Secondo me il preacher stavolta lo becchiamo. Dai, 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 dai. Comunque faccio la prima giocata in una modalità tranquilla e poi facciamo tutta in quella dark mode terribile perché ho visto che è la roba dove forse siccome non ho non vedo tutto al tempo stesso, insomma, secondo me poi divento meno precisa e quindi ci metto più tempo e quindi poi compaiono più cose. Almeno questa è la mia teoria. Cosa ho fatto? Non ho assolutamente idea, succedono cose, io non lo so. Io prima o poi imparerò a far funzionare. Troverò il modo di far funzionare Twitch con OBS. Prima o poi.
Vabbè, io nel frattempo ho iniziato qui il gioco a vedere se si sente, se si vede. Non riesco proprio ad abituarmi al fatto che faccia questi rumori molesti, sto gioco. Ma più di così non va, e allora va bene, ragazzi. Dai, cominciamo. Facciamo una partita, insomma, di riscaldamento, dai. Cosa ho lasciato? Il monochrome? No, dai, ragazzi, a colori, no, vi prego, cominciamo a colori. Sto già cagando sotto. AD, AD, giusto. Devo usare la D. Sono già in ansia. Abbiamo appena cominciato. Si sarà già spostato qualche cosa. Addirittura non ha renderizzato, mi sa, stavolta. E la moda che è successo? Ah, iniziano a spostarsi le cose. Sai che c'è un displacement anche in camera da letto? Che mi sembrava questo coso fosse da un'altra parte. Iniziamo a... Oh, ma con tutti i piccoli displacement. C'è un mimic. Devo smettere di cambiare stanza mentre fa l'anomaly remove perché poi finiamo nella stanza. Che cazzo? Si è accesa la TV? A caso? What? Oh, mi si sente, spero. Oh, che? Chi? Dove? Oh, che succede? Ragazzi, madonna, calmi. Madonna, ragazzi, sto ancora digerendo. Ho appena cenato. Non mi potete fare queste cose adesso. Cioè, proprio. Calmini un po', calmini. Mi sto ancora riprendendo. Cioè. Cos'è stato? Era qui? Dove c'è stato il movimento? Era qua? Forse era qua, 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 qua. Bagno, bagno. Displacement in bagno. Non sono sicura. La mimica si è tolta. Vedi, ah, not found. Quindi c'è un'anomalia che non ho recuperato da qualche parte tra il bagno e la camera da letto. Non ho idea di dove sia l'anomalia qui. Madonna, la Dark Mode mi viene già l'ansia al solo pensiero della Dark Mode. Tu pensa così. Cosa c'è? Salve! Lui è un Flowed, vero? Salve! Sì! È un Flowed? Grande! Grazie! Madonna santa, c'è... Cioè...
Uno sta guardando normalmente la videocamera e questo spona così a caso? Perché hanno iniziato a spawnare mentre, cioè non al cambio di telecamera ma mentre fisso? Cos'è, una novità? A cucina è stranamente silenziosa, calma. Succede un cazzo in cucina e non si riesce a... Cioè, non comprendo come mai. Ciao! Ciao, Vera. Io mi distraggo a leggere qua. Aspettate. Buonasera, sei venuta a vedere gli infartini che faccio? Cosa vai, mi distrai? Già qui. E ho pensato, facciamo una partita semplice, quella senza la dark mode, così non mi cago troppo in mano e mi riabituo, perché poi da una volta all'altra io mi scordo. No, è il mio computer, è vero, non è che la luce in cucina ha cambiato colore. Beh. Un salutino infartino. Vabbè. Adesso è tutto stranamente silenzioso e normale. Io continuo a dire, è strano che la cucina non si muova un cazzo. Cioè, di solito è la prima cosa dove si muove tutto quanto. Beh, sì, sono pronta. Chi? Dove? Chi si è spostato? Non lo so, io metto displacement per ogni evenienza, cioè displacement, si sa mai. Ecco, vedi, infatti, scaccia tutto. Vedi, sei arrivata tu, non c'è più niente. Sono andata di... è evidente, aspetta qua, che è evidente? Dov'è evidente? Non è evidente. Ecco, qua iniziano le cose, poi. Perché è evidente, ma non è evidente. Ma io faccio un displacement sulla cucina, perché qualcosa si è spostato in cucina. Qua che cosa diceva? Si era spostato qualcosa in salotto, mi sa di no. Sì, 3-2-1, già... Mimic, 3-2-1, Mimic. No, 3, 2, 1. Il problema è che il gioco, quando arriva all'evident, raggiunge dei livelli proprio manco 3, 2, 1 e ti lancia proprio fuori. Quindi, quando diventa evident, eccoci. Evident, insomma, è terribile. Sì, ok. Sì, Preacher. No, ho sbagliato la stanza, gli mortacci. Ho sbagliato la stanza, ho sbagliato la stanza, stiamo calmi, ho sbagliato la stanza, sì, ho capito, too many, ho capito. Che poi dove sono? Dove sono? Io non le vedo. È ancora evident. Dove? Dove sono? E sto giocando a colori. Porca zoccola, cioè nel senso sto giocando a colori. Di solito questa è la modalità un pochino più tranquilla. Madonna mia, ma che sono sti suoni? Vabbè, riproviamo, sì, certo che li provo, porca zoccola. No, l'ultima volta che ho fatto la live, ti giuro, io ti giuro, ho fatto quattro partite, mi sembra, sono uscite tutte bene e non ho capito... Il gioco è un po' bipolare, cioè quando vuole ti fa trovare le cose, altrimenti se decide che le cose si devono fare difficili non le trovi più. Chissà che cazzo si è spostato qua in... Secondo me qualcosa si... Chi? Cosa? Calmo, calmo. No, devi fare report. La radio accesa, gli mortacci sue. Mortacci alla radio. La radio accesa che mi fa venire gli infartini. Allora. Che poi non ho manco visto che ore si erano fatte quando sono morta. Cioè, fino a do dove siamo sopravvissuti? Fino alle... Chi? Dove?
Cos'è stato? Io displacement, cioè lo so che quando si spengono le luci è perché si deve spostare qualcosa mentre stai fissando. Ma non trova niente. Ah, chissà che cazzo si era spostato. Non lo scopriremo mai. Ho capito che quando non vedi la cosa, ma quella si è spostata, è displacement in cucina. Candelabro. Buonasera anche a lei, Gart. Qua c'era qualcos'altro? No. Ovviamente se vedete qualcosa fuori posto, chiaramente fuori posto, me lo dite, cioè date una mano per favore, perché chi è? Madonna, prima è uscito uno fuori dall'armadio, mi ha fatto venire un coccolone. No, il tizio che è uscito fuori dall'armadio prima era terribile, ragazzi, cioè un'ansia. Anche perché io stavo guardando tranquillamente la scena con calma e lui ha fatto cucù, così. No, 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 no. Io non lo so. Se si sposta il pappagallo in cucina, che è questo coso qua, non me ne accorgo mai. Però è l'unica cosa che sono sicura che in cucina. Il coniglietto si è spostato. Salve, salve. Ma è ancora un coniglietto? Pare di sì. Mi pare. Grazie. Sei antipatico, Gart. Pensa, io sto portando questo gioco tra il canale Twitch, mo non so a quante partite siamo arrivati e tuttora comunque a volte non riesco a trovare i dettagli. Chi è? Dov'è? Ah, è luna di notte, giusto. Ok, calmi. Cioè, io stasera volevo fare. Quella sembra una mimic. Ci sono sempre stati due quaderni qui, non sono sicurissima. Io volevo fare la dark mode subito, cioè proprio partiti bene. Che è stato? Mi è sembrato di sentire un rumore. Sono io che inizio a sentire i rumori quando non ci sono. Bene! I cereali sono in piedi! I cereali in piedi, gli altri cereali in piedi. Si spostano le cose. Era una mimica comunque. Non c'erano tutti quei quaderni sul comodino del bambino. Oh, in bagno, o ti trovi qualcuno nella vasca, o Dio caro, ma non fatemi bestemmiare, però non si sposta mai niente, per fortuna, a dire il vero. Per fortuna. Vabbè, chi ha spostato tutto il forno? Ma quanti displacement in cucina? Vedi, è perché prima ho detto che non si spostava niente ed era strano. Grazie. È l'una e mezza nel gioco e tutto sembra andare troppo bene. Nessuno che mi fa ancora cucù, solo qualcuno che sposta gli oggetti. Cazzo è? Ah, la, un flowed è decisamente un. Salve! Salve! Carino che è passato a trovarmi. L'ha fatto? Sì. Salve, si è tolto? Sì. Bene, sono contenta. Era un po' troppo vicino per i miei gusti. Questo di nuovo si è arrampicato. L'avevo incontrato qualche tempo fa. Ah, la teapot. La teiera elettrica. Come cavolo si chiama sta cosa? Il bollitore. Bollitore, ci sono. Sì, il cuore, esatto. Sì, il cuore. Ah, che è successo al quadro? Era da un po' che non facevo un imagery.
E continuo a dire, non so se si pronunci così, imagery. Storpio tantissimo. Grazie. C'è un altro imagery. Ma... Guarda qua, è brutta. E lui è diventato una lei. Grazie. Vabbè, comunque finché non si aprono le porte... E vabbè, sì, il tizio si era messo molto vicino alla telecamera, ma finché non si aprono le porte, più o meno si sta abbastanza tranquilli. Quando iniziano ad aprire le porte, io mi agito. Mi dà fastidio che aprano le porte, anche perché le porte non le posso segnare come displacement. Sono quasi le 2:30, siamo ancora sopravvissuti, forse finalmente... Cos'è stato? L'avete sentito? Non mi sento a mio agio. Ho sentito... Mi è sembrato di sentire qualcosa. Però il problema è che quando succede per un secondo, io non so mai se devo segnare, devo andare indietro, devo andare indietro, c'è qualcosa indietro qua. Non so mai se devo segnare l'elettrica perché avviene... Oh, al puff piace cambiare posto. Il problema è che non so mai appunto se segnarlo perché è un secondo. Per esempio il preacher. Che stiamo cercando da 1500 episodi perché è l'unica anomalia che non ho mai incontrato. In teoria non è solo il tizio che ti sussurra, ma deve esserci anche il tipo incappucciato che ti sussurra nella stanza. E quindi ogni volta che sento qualcuno sussurrarmi, a dire il vero, non dovrebbe essere un preacher. Cioè, se io faccio segno l'anomalia come preacher, non me la segna come anomalia. È evidente chi, è evidente dove, cos'è, c'è un displacement, proviamo a fare un displacement in questa stanza, adesso lanciamo, c'è un displacement in questa stanza, l'ho visto, ma è evidente, sì, evidentemente è un'anomalia molto molto rara, ma per dirti, una volta abbiamo visto un tulpa, cioè il tulpa in bagno, che è praticamente il coso, quello dello specchio. Qua si è spostata la roba. Sì, lo so che è evidente, lo vedo che è evidente che si spostano le cose. Stai calmo. Ma per dirti, pensavo che l'anomalia più rara fosse l'alba nella... Qua c'è una mimic. L'alba nella stanza del bambino. E invece l'alba l'ho vista non so quante volte nella stanza del bambino, cioè 1500 volte, invece il preacher mai, proprio mai, mai, mai. Gabriele ancora lì, in fondo, che ci fissa. Evidente dove? Chi? Dove? Chi? Chi? Dov'è? Chi? Dove? Ah, si è spostato di nuovo qualcosa in cucina. Vedi che la cucina poi diventa veramente Ghostbusters. Qua è tutto normale. Che poi è evidente. In teoria dovrebbe diventare evidente quando si spostano... si spostano tante cose. Sì, qua si è spostata tanta roba. Qua, per esempio. Sembra che non ci sia niente qua. C'è stato un paio di giocate in cui mi faceva ridere, per modo di dire, per quanto possa far ridere una roba del genere in questo gioco. Chi? Dove? Cosa si è spostato? Si è spostato un magazine. Insomma, continuavano a spostare la poltrona nello scantinato. Beh, questo è un sussurro. Dov'è? Io non lo vedo. Vedi, not found!
Chi è che mi sussurra nell'orecchio, sto stronzo? Qua si è spostato il cuscino al bambino. Io sto preacher. Veramente, cioè io lo vorrei backup solo per capire che cacchio è. Lo senti che sussurra? Non c'è. Nel. Cos'è stato? Elettrica. È lui! È un tulpa? No! È un flowed, è un flowed, è un flowed. Smetti di fare il gatto prima che si giri. Grazie, salve. Cambio stanza nel frattempo. Do un'occhiata al resto della casa. Lei si accomodi pure nello scantinato. Per un momento ho sperato fosse un preacher. Mo, che cosa si è spostato in sta stanza? Qualcosa si è spostato. Cos'è la tazza? Cosa si è spostato in sta stanza? Nel frattempo che sta succedendo nelle altre stanze? Perché scommetto che uno non guarda, le altre stanze diventano un casino. Sarà un displacement. Un displacement in salotto, non sapremo mai che cacchio di displacement è. Comunque quante emoticon che usi, Vega? Sono tantissime. Oh, chi? Dov'è? Quando? Mi distracco un attimo, porca zoccola. Dai, dai, però io sento che è la serata giusta. Ci sei anche tu, Vega? Io me lo sento che ce la possiamo fare. Si è spostata la mela, sì. Qua non si sa che cosa si fosse spostato. Cioè, io rimarrò perennemente per sempre col dubbio. Qua si è spostata altra roba. Dai, dai, che sono le 4 e mezza, le 4 e 20 in gioco. Io proprio so zero di Twitch. Per esempio, non so, le emoticon tu le hai raccolte nel tempo? Ce le hai già? Non lo so, sembra una domanda strana, però è un po' come sai su Telegram, che non le emoticon, gli sticker comunque, o li trovi cercando oppure li raccogli dagli amici nel tempo. Vedi quelli che usano gli amici e quindi poi li aggiungi anche. La porta è aperta. La porta è aperta! La porta, signora! Lei col bambino! No, signora, non l'ho chiamata per stare col bambino! Signora, lei ha un grave problema alla faccia. Si è andata? Grazie. La signora, poi col libro in mano, che stava leggendo il diario del bambino. Ma un bambino così piccolo da avere la culla, perché ha un libro vicino al letto? Stava leggendo la fiaba al bambino? Non lo sapremo mai. Ok, ci sono gli eventi per le emoticon su Twitch. Sembra un po' come Steam, a dire il vero. Quindi quella è la stanza del bambino. Io non ho capito questa stanza dov'è e se sono spostate le cose. Grazie. Ci metti sempre una vita, ma grazie per rimuovere tutto quanto che non va. Tutto quello che non va. La sedia si è spostata. No, la stanza è questa. Perdiamo le stelline. Eh no, questa è più tristezza che una cosa dell'orrore. Sono le 5 del mattino. Oh, se non ci lanciano fuori adesso, non ci lanciano più fuori. Io non mi ricordo mai sta piramide rossa se stava già qua, se non stava qua, io faccio. Poi perché i displacement si possono anche accumulare in una stanza, non è che tu ne fai uno e ti toglie tutto, no. Eh sì, questo è il lato negativo di fare che porta vuoto e basta, no? Guardi, la cucina è chiusa. Scusi, io mi sposto nel frattempo perché mi fa un po' inquietudine. La cucina è chiusa, no? Guardi, è inutile che si agiti così.
Non cucino, ho già cucinato stasera per un'altra persona. La cucina è chiusa, fine. Dato via, sì. C'è qualcun altro? Che è chiaro. Ah, vabbè, Vera, se è una questione di abbonamenti, non ci arriveremo mai. Quasi cosa spostano le cose in bagno, aspetta. Non ci arriveremo mai perché non ho capito manco come funziona mettere la chat su OBS e tu pensa agli abbonamenti. Ci metterò una vita. Sono proprio. Mi sento anziana. Allora. Dai, dai, che sono le 5:30, Ce l'abbiamo quasi fatta. Quasi. Quasi. Però il preacher, anche stavolta. Solo perché ti chiamo non significa che devi proprio comparire adesso. Cioè, proprio. No, soprattutto sta cosa che diventi tutto nero all'improvviso. Fa sempre venire un colpo. Tipo. Ok, ho di nuovo cambiato stanza mentre toglieva l'anomalia. No, cattiva Rin, cattiva, molto cattiva. Va bene, a posto, mancano 15 minuti e poi saremo salvi come in FNAF. C'è già questa roba qua sotto. Ah, il rotolo di carta igienica si è spostato. Lo vedo, lo vedo. Grazie. Lui sempre col pollicione alzato. Sono le 6. Sono le 6. Yeah! No, ecco, vedi che non ne ho viste due di 34, due me ne mancavano. No, praticamente c'è la modalità a colori, la modalità monochrome che è bianco e nero, la dark, tu non vedi niente, c'hai la torcia e quindi cambi stanza. E praticamente quando cambi stanza tu non vedi tutta la stanza, vedi solo il cono di luce. Il che significa che l'ultima volta è stato terribile perché a un certo punto non mi ricordo se era la partita prima della Dark Mode, nella Dark Mode, è cambiato il nome alla stanza da letto e mi sono trovata un cadavere sul letto. Cioè mi sono trovata il cadavere sul letto e è stato un po' inquietante. Lo so, però adesso facciamo la monochrome, facciamo a livelli perché sennò veramente stasera non vado a dormire, cioè poi veramente sto male. E poi facciamo un paio di partite in dark mode, tanto per farsi del male, sempre che sopravviviamo alla monochrome. Ma la monochrome praticamente è uguale solo che non ha i colori. Le prime partite addirittura le facevo con la luminosità, quella della Madonna. La Madonna della. Come si chiama? La Madonna della luce, insomma. La Madonna del lume che mi accompagnava. Vedi, il problema è monocromo, è che per esempio qui c'è un bicchiere e non lo si vede. Cioè io mi devo avvicinare allo schermo, cosa. Io mi distraggo. Ha cambiato la foto. Mi scusi lei. Chi le ha detto che deve cambiare la foto? Comunque c'è un bicchiere qui a cui devo stare sempre attenta perché insomma, quello si sposta, si raddoppia e io non lo so perché non si vede. Maledetto bicchiere. Tutto bene? Calmi, calmi. Non iniziamo. Io, cioè, il gioco è iniziato da 20 minuti in game, nel senso proprio da 5 minuti reali. Non è il. Oggi. In poltergeist e chiaramente in camera da letto, cioè proprio camera da letto, perché io non è possibile, faccio il giro di tutta la casa e c'è sempre una stanza che è più reattiva a questi fenomeni paranormali. Non so se sento rumori fuori dalla cuffietta, quindi fuori da casa o dentro, perché ho notato
che quando ci sono i problemi elettrici come questo, per esempio, se fanno rumore i problemi elettrici, tu li senti anche nelle altre stanze in game. Molto carino. Cos'è che dici, Vera? Calcola che io ci vado ancora. Ah, ecco, Vera, allora tu vedi proprio pochino, insomma, sì, e mi rendo conto che da cellulare si vede pochissimo questo gioco. Anche perché, porca zoccola, è praticamente un memory, solo che ci sono i jumpscare, quindi sì, c'è, cioè, io non riuscirei a giocarci sul telefono. Mi sembra di vedere due videocassette, due cassette, non so se queste sono cassette audio. Capitano cose nel frattempo. Qua ci sono due profumini, che poi anche quando non ho capito se sono profumini, sono balsami, che cacchio sono. Chi è? Te? Ah, la radio. Senti che si sente anche in bagno? Come non hai più un computer? Che è successo al computer, Vega? Che hai fatto al computer? Salve? Chi? Chi è che si sposta? Ah! No. Chi è che si è spostato? Il pappagallo. Sarà il pappagallo. Qualcosa si è spostato, d'altronde. La pianta. Sta pezza di merda. La pianta si è spostata. Ah, la pianta è... Ah, ma perché questo è giusto? Displacement per entrambe le stanze. Ma sembra tutto tranquillo. Oh no! Il portatile si è fritto, no? Che brutta cosa, mi dispiace. No, che cosa sto facendo? Mi sto deconcentrando, scusate. È che è brutto sapere di un computer fisso, di un computer fritto, fisso, fritto, ma soprattutto fritto. E quindi sei alla ricerca di un nuovo compagno PC, computer portatile e si è spostato in mattarello nel frattempo. Anche quello non è una cosa facile di questi tempi. La fine di un'era, sì. Ah, che poi non è manco più diventato. Non è più facile trovare un computer decente a un buon prezzo, perché un buon prezzo io intendo una fascia decente, insomma. Perché i componenti sono diventati veramente costosissimi. Dai, magari in futuro. Sto cazzo di mattarello, ma la vuoi smettere di spostarti? Io cambio un attimo inquadratura. Ogni volta il mattarello si sposta, gli mortacci sue. Ma qua ci sono due piante. Hanno deciso di abbellire ulteriormente il salotto con una seconda pianta. Raga, ho capito che sto andando più lenta del solito al girare. Però che so tutti questi displacement e mimic ovunque. Ah, il bambino, la stanza del bambino, tutto ok. Vabbè. Vabbè, dai, Vera, per il computer sarà prossimamente, allora, in futuro. Chi è? Che? Ah, sono le due, ok. Sì, Gabriele è ancora là. Gabriele sarebbe questo qui che sta in cima, non so se appunto Vera con il tuo schermo piccolo lo vedi, ma... C'è lui che ti fissa e ti giudica da qua sopra. Calmi. Una strana calma. Ah! Vedi che c'è qua sempre qualche cosa che si sposta in cucina. Si è accappottato il panno carta. Se
quello che bisogna, anche se non vuoi un computer super prestante, la vuoi una pallina al posto del tuo computer. Guarda, qua c'è una pallina in più se vuoi, una palla per giocare. Ah, eh sì, ah, c'è anche un displacement in questa stanza. Aspetta, vera, c'è anche un displacement. Eh sì. Vabbè, dai, più avanti, più avanti. Calma, si fa tutto. Io non vorrei dire. Ah, ecco, vedi? Stavo per dire tutto tranquillo, invece il coniglio si è spostato. Visto, visto. Comunque, con questo bianco e nero. Cioè, non credo che insomma, i Flowed, che sono quelli che fanno finta di essere umani, facciano tantissimo. Ok. Spavento, nel frattempo la foto sul frigo è cambiata con un tale. Proprio drasticamente mi ha fatto che era in mano. Oh, mamma mia. Sto dicendo un sacco di minchiate stasera. Fatto in modo tale che debbano per forza venirmi contro, ecco, nel gioco. Comunque sto cazzo di preacher io non lo incontrerò mai, ma io voglio. Il problema è che voglio proprio la soddisfazione di trovare un preacher, riportarlo e sentirmi dire sì, l'hai trovato, c'è un mimic. E invece no. Ma voglio sapere com'è a questo punto. E lo so, però, cioè. Li ho visti tutti, perfino il cadavere una volta, è quello che mi ha fatto cagare più sotto, perché praticamente devi immaginarti qua, invece di Master Bedroom c'era Serves You Right Mark o Luke Mark, una cosa del genere, poi c'è il cadavere censurato sul letto, cioè, che poi il cadavere non l'ho visto subito, il problema è che ho visto prima c'è una mimic, no, c'è il displacement. Ho visto prima la stanza che si chiamava in un modo diverso e poi il cadavere mi ha fatto cagare in mano. Sì, c'è cioè, proprio cattivi, capisci? Cioè, e quello è stato veramente che mi sono cagata in mano qua, si è spostato qualche cosa. Io nel frattempo non sto manco vedendo più lo status perché finché non diventa evident. Insomma, e poi vabbè, li sto trovando quasi tutti. Quasi. Io continuo a pensare che c'è qualcuno che è misso. C'è proprio un miss così. Che non so quale sia a questo punto, perché. Ho la sensazione che i miei vicini abbiano iniziato a urlare e la cosa mi turba perché se devo controllare il gioco e poi sentirmi anche gli urli dei vicini di sopra è un po'. Diventa hard level, insomma. Hard mode. Oh, comunque sono quasi le 3:30. C'è sempre stata quella seconda cassa audio. Ma c'è una seconda cassa audio là dietro? Lancio una mimic. Non si sa mai. Beh. Calmo, 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 calmo. Che succede? Che succede? Vedi che lui mi sussurra, ma non lo vedo. Dov'è? Fuori dalla finestra? Dov'è? Qua si sono spostati solo i quaderni, che sembrano degli asciugamani. Come not found. Oh. Oh. E che è questo? Non è un displacement, è una mimic forse. Ah, una mimic perché questi sono degli asciugamani, questi sono degli asciugamani, ok. Grazie. Ok, calmi, calmi, calmi. Chi? Mannaggia la radio. Qua si spostano le cose. La Madonna, quanta roba. Vabbè, le porte sono chiuse. È tutto ok. Le porte sono chiuse. Quindi qui non c'era una mimic. Non mi ricordo, l'ha tolta la mimic da qui. No, c'è. Riproviamo una mimic qua.
Perché secondo me non c'era questa seconda cassa audio, sai che non mi ricordo. E poi devo un'occhiata in giro. No. Non lo so, io mi ricordo che ci sono cose dove non ci sono. Mi è sembrato di vedere qualcosa in bagno. Per un secondo mi sono cagata in mano, tipo, mio Dio, un tutto. Qua si è spostato. Quindi c'era questa cassa, tu pensa. Vabbè ragazzi, è finita così, cioè sono le 4 e quarto, quasi le 4 e 20, c'è ancora un'ora in game di gioco, dove si spostano le cose, ma faccio in tempo a riportarli senza andare in panico. Poi ci sono queste giocate un po', cioè, altalenanti. Ci sono delle giocate dove veramente mi cago in mano perché succedono tante cose tutte assieme, e altre dove è gestibile, e altre dove non succede proprio niente. Ah, eccolo, eccolo, vedi, vedi? Dice bad decision. Hai visto? Hai visto? Che uno gli viene un colpo perché fa, che qual è la. Vedi che succede anche nelle altre stanze. Quindi tu a un certo punto ti viene un coccolone e poi c'è il cadavere sul letto. Sempre nella stanza da letto, cioè nel senso che forse sia legata a qualche crimine passionale, chissà. Però sempre nella camera da letto mi scaricano sto cazzo di cadavere. Bad decision, Mark. Che poi Mark chi è? Il cadavere. Penso, mi immagino. Chi ha acceso la luce? Cioè, mi immagino che sia Mark il cadavere a questo punto. Vedi, si stanno attivando. Adesso iniziano a fare anomalie un po'. Io ci spero sempre perché sennò ci si annoia a fare sto gioco. Che poi il problema è che di mezzo va il mio cuore, quindi mi annoio fino a un certo punto, cioè nel senso belle le anomalie particolari fino a un certo punto, perché se poi devo morire lì in orizzontale, e allora no, cioè nel senso la via di mezzo sarebbe sempre dolorosa, però ci sta, insomma, la via di mezzo, però allo stesso tempo, cioè ci sono, ti giuro che l'ultima volta abbiamo fatto la live. C'è stato un episodio dove c'era una ragazza che mi ha fatto compagnia, che ha detto no, vado un attimo a portare il cane giù, non mi ricordo. E ho detto, ah, sei tranquilla che facciamo un'altra partita, poi in caso ci si vede dopo. Cioè, sì, è il sale della vita, l'ansia. No, e poi quando è tornata, cioè, ti giuro, la partita che avevo fatto era proprio vuota, cioè, è successo niente. Niente è successo, c'è cioè qualche displacement e nient'altro. Nient'altro. Vedi, il gioco si sta infastidendo. Perché sto facendo un po' la gradassa. Né? Né? Ah, ma c'è una scritta lì. Aspetta, c'è un imagery. Ah. Ah, ah, De Mandela. Vedi, con questo in bianco e nero si riesce manco a leggere. C'era una scritta qua. Manco si riesce a leggere perché non è essendo in bianco e nero. Qua c'è una mimic. Doppia scatolina qui. Oh, comunque sto porta robe non si è ancora spostato. Guarda che. È straordinario, cioè nel senso che non si sia ancora sposato perché la prima cosa che si sposta qua c'è una mimic perché ci sono troppi telecomandi. C'è un flowed? C'è, non lo so. È un flowed? Io non lo so. Merda, non lo so. Forse è un unknown.
No, fuck this shit. Ha detto not found, unknown, unknown. Oh merda, si sta aprendo la porta. Oh merda. Allora, me la stai togliendo? Grazie. Nessuno ti aveva detto di riportarmi lì, ma grazie. Porca zoccola. L'aveva fatto un'altra volta nella camera del bambino, ma che ansia. Ecco, vedi, cioè nel senso sono belli particolari, che nel momento però ti prende e sei tipo fuck. Brava la signora, porta i limoni, signora. Che calmi? Siamo tornati calmi? Nessuno apre le porte. Ecco, l'unica, veramente la cosa che ti fa cagare in mano quando vedi una porta aperta, tu sai che ti devi cagare in mano. Perché non c'è nessuno in casa. Cioè, noi stiamo tenendo d'occhio, io credo, una casa posseduta vuota, dove io non so chi potrebbe mai vivere in questa casa. Ma sono le 6! Yeah! Li ho trovati tutti! Sì! Wow! Si è frizzata? No, ti prego, non me lo dire! Aspetta che controllo. No, dai! Non lo so. Si è frizzata? No, Vega, ti si è frizzata la live! A me lo dà che si vede dal cellulare almeno. Non so, non chiede, perché io poi faccio queste cose da telefono. Without fear, sì. E poi l'albero. Che bell'albero, signora mia. Che bell'albero. Ok. Sì, non lo so, hai fatto bene a chiudere e riaprire. Bene. Io rimetto i colori, però facciamo una dark mode a colori perché già sarà buio. 34 su 34, sì! No, ragazzi, però facciamo un attimo pausetta. Cioè, facciamo un attimo pausa. Non so, io volevo fare una cosa figa che non funzionerà mai. Cioè, mettere la chat. Non si legge. Niente, raga, non. Io sta cazzo di chat non riesco a farla funzionare. Come si toglie sta cosa dei cookie? Mannaggetta a lui. Cioè, veramente è pazza sta cosa. Cioè, sì, momento tisanina. Prima di tornare a, insomma, ad avere gli infartini. Non lo so, vediamo così. Io ci provo. Però vedi, non mi fa. No, devo trovare un altro modo perché vedi che non funziona la chat. Che tristezza. Ho sbagliato sicuramente qualcosa. Sì, ho sbagliato sicuramente qualcosa. Cioè, non ci credo, insomma. Cioè. No, vedi, non funziona. Se voi andate a fare la tisanina, Vega, io non so come andrà a finire qui. Temo che la tisanina si rovescerà al primo infartino. Mamma santa. No, sì, insomma, bevo un attimino, mi idrato come le piante. No, perché la dark mode è veramente tostarella. Anche se la metto a colori. Insomma, tostarella, perché poi non vedi un cazzo. Ah, non tranquilla, Vera, lo so. Devo essere io che mi devo fare 1500 tutorial di Twitch, ma insomma, prima o poi dovrei riuscire a far funzionare sta cacchio di chat.
Brava, vai a far partire il bollitore. Uff. Però uffa, sono veramente infastidita perché. Maledetto! Funziona, fai vedere cosa scrivono le persone. Sto pezzo di. Però ho un'idea! Aspetta, aspetta, aspetta. Forse. Non cattura gioco, devi catturare una finestra. Sì! Bravo! Oh! Togliti! Yeah! Però il problema è che non so se si aggiorna. Provo a scrivere un messaggio? Non lo so, ragazzi. Insomma, tutta la chat, sì! Si vede tutta, che bello, sono molto contenta. Non ho idea di come, vabbè. Ecco. Ah, bella gigante. Vera, hai finito di mettere il bollitore o scrivimi una cosina in chat perché così ci sarebbero anche gli altri. Se volete scrivere in chat, siete liberi di scrivere, non è solo Vera, insomma, quindi soprattutto durante il gioco, se vedete che c'è qualcosa fuori posto e vi sembra che io non l'abbia notato, basta dirlo. Sono così contenta, sono riuscita a far partire. Non lo so nemmeno io, cioè, secondo me, infatti, non. Vabbè, a parte che poi mi si vede il cursore, è proprio fatta male sta chat. La chat, quella improvvisata. Funziona! Yeah! Vedi! Subito siamo riusciti alla fine. Non ho idea, secondo me si vede malissimo. Vabbè, però. Ma se. Ah, bene, posso anche fare altro nella vita nel frattempo? E si vede uguale? Pare di sì. Wow! Così contenta. Bene. Dai, facciamo almeno un'altra partita in dark mode, poi in caso tutti a letto. Anche perché io devo. Madonna, devo finire di editare lo Charlotte. Non finirà mai lo Charlotte. Ha bisogno di troppe scritte lo Charlotte. Ah. Che poi è un bellissimo gioco lo Charlotte, parliamone, però. Cioè. Dai, andiamo a fare la Dark Mode. Basta, mi sono riposata abbastanza. Allora, ho messo i colori? Va di sì. Dai, ecco. Madonna. Mano sul mouse. Sono pronta. Madonna, se si scaricano le batterie del mouse adesso, veramente. E per questo c'è cioè, questa cazzo di dark mode di merda. Capisci che tu sei qui, che bestemmi l'anima. Ecco perché l'ho fatta solo, mi sa, una volta, la volta scorsa. Perché sennò veramente. Oh, Madonna santa. Chi è? Madonna. Ah, ma che l'ultima volta è uscito il Flowed nella vasca in Dark Mode, me ne sono ricordata adesso. Ma scusami! Non vedo tutta una cosa qui! Dark Mode! Chi è? C'è già una mimic in cucina! È aggressive, già, di già! Datemi il tempo di capire dove sono, cosa sto facendo della mia vita, almeno. Va bene. Va bene. Calmini. C'è una mimica anche qui. Capisci poi, Vega, perché mi viene l'infarto con questa modalità? Madonna santa. Madonna, pensavo ci fosse qualcuno di nuovo nella vasca. Niente. Ero convinta proprio. Ok. Calmi, la mela è ancora là, sì.
Mi stanno venendo i brividi, ma non è l'ansia, è principalmente il freddo, perché fa un cazzo di freddo. C'era già? Vabbè, speriamo di sì. Fa un cazzo di freddo. E qua si spostano. Dove sono finiti i giochi del bambino? Dove li ha messi tutti nella culla? Vabbè, ma manca qualcosa? Secondo me c'è un displacement anche qui. Io ci provo, displacement in camera da letto, perché secondo me questa scatola si è spostata, però non lo so. Chi? Cosa? La radio? La radio! Ok, Davide, che è il nome che ho dato al tizio nel quadro nel basement, stai calmo, fermo. Io non so come si possa fare questa modalità in monochrome, cioè non solo sei al buio, anche in bianco e nero, cioè è da spararsi. Da spararsi. Sì, perché si chiama Davide perché c'è un messaggio. Oh, calmi, calmi. C'è un messaggio sul pavimento del basement in cui si dice hands down, hands off Dave, cioè da Dave giù le mani. E poi qua si sono spostate le forbici. Che poi la prima volta l'ho tradotto male, perché io le traduzioni all'impronta proprio sono terribili. E allora, siccome qua ci dovrebbe essere scritto Dave Hands Off, lui è diventato Davide direttamente. No, non sono assolutamente, non ero in ansia, non mi sto assolutamente cagando in mano. Mortacci vostre. Gabriele, rimane là, eh. Non ti spostare, sa. Intanto sento dei rumorini. Intanto sento dei rumori. No, niente, la scatola qua non si è spostata, quindi non si doveva spostare di base. C'è un displacement, credo. Credo, perché questa scatola non c'era. Non so se sia una mimica o un displacement. Non avrei dovuto farlo, ho sbagliato a cambiare la scena mentre lui faceva. Devo togliermi questa brutta abitudine. No, erano urla che venivano da fuori. Calmi, calmi. Vabbè, che poi io devo ancora capire cosa è successo qua. La mia. Ah, si è spostata la videocamera, aspetta. La mia prima teoria è che qualcuno si è tipo strappato tutte le pellicine delle dita davanti allo specchio. Grazie. E quindi sono rimaste le pellicine. Qua si è spostato. No, niente. Tutto ok, tutto ok. Ah, il magazine si è spostato. Mamma mia! Ragazzi, una cosa ogni stanza. E che è? Ma l'ho rifatto di nuovo, mannaggia. Devo togliermi questa brutta abitudine. Va bene. Ciao. Ah, il pannocarta si è cappottato. Sì, ovviamente adesso mi sta venendo in mente tutti in questo momento quasi di tranquillità, mi stanno venendo in mente tutti i regali di Natale che devo fare quest'anno, tutti i 1500 acquisti che non ho ancora fatto. Ovviamente mi vengono in mente adesso, e quando dovevano venirmi in mente? Ovvio, mentre sto rischiando la vita facendo un gioco dell'orrore, qua mi sembra che ci sia un displacement comunque, non sono sicura che le cose. Chi è? No, che era da fuori, calmi, calmi. Veniva da fuori, era una luce che veniva da fuori. Che ho visto attraverso la finestra. È tutto a posto, non ho visto. L'ha tolto, se l'ha tolto bene, se non l'ha tolto fa niente. Ah, Madonna, è il boiler quello qua sotto. Ogni volta mi sembra una persona. Magari. Beh, no, magari forse no. Il Natale mi piace. Preferisco Halloween, ma il Natale mi piace.
Però porca zoccola, sta cosa dei regali di me è diventata che me la sto facendo addosso. Questa cosa dei regali di Natale mi agita da morire ormai. Grazie a Dio esistono le liste di Amazon. Non Amazon, perché poi io dico sempre: i regali si comprano, meglio comprarli nei negozi fisici. Ecco, c'è qualcosa che si è spostato in questa stanza. Ho questa sensazione, ce n'è già questa roba qui. Però insomma, le liste di Amazon aiutano. Che carino, ma che gioia! Nalla, ma sì, la flan. Questa è la nuova lingua che ho imparato. Salve, lei stia calma. Io, guardi, non la osservo troppo a lungo. Non si dispiaccia. Minchia, che non ho visto la porta aperta. Vaffancapo, vaffancapo, la porta aperta. Gabriele, c'è una doppia pianta, aspetta. Ah, pensavi che non ti avrei notata. Qua, tutto a posto. La signora è tornata a leggere la fiaba? No, perfetto. Sì, dal giapponese. Cosa si è spostato? La calcolatrice. È tutto a posto, è solo la calcolatrice che si è spostata. Secondo me c'è anche una mimic in questa stanza. La prossima cosa che farò è fare la mimic, perché non c'era una cosa sulla cassaforte, sono abbastanza sicura. Grazie. Fai anche la mimic sempre su quella stanza. Sì, è proprio l'evoluzione del giapponese, proprio. In verità è una nuova lingua, un'unione fra il giapponese e non era una mimic. E il greco, perché da quando ho iniziato a giocare a Assassin's Creed Odyssey, siccome c'è lui che fa sempre malacca, allora ho iniziato a fare tutto H. Ogni volta che mi viene un coccolone, tutto malacca, fallacca, malacca, calacca, insomma, quindi è un'unione fra il giapponese e il greco, praticamente, il greco antico. Niente, cioè, quindi stava già là. E chi l'ha mai notato? Cioè, io sicuramente no. C'era qualcosa sulla cassaforte. Per tutto questo tempo c'è stato qualcosa sulla cassaforte. Ragazzi, c'è. Queste novità. Ok? Io ogni tanto controllo la porta perché una volta ho visto uno che mi ha fatto fare il game over ed era dietro la porta di casa, cioè fuori. Ero contenta che fosse fuori, però insomma, un po' meno contenta di vederlo attraverso il vetro. Ok, scusate, mi scivolano le cuffie dalle orecchie. Insomma, ok, la porta non è aperta. Bene, bene. La porta non si è aperta. Qua si è spostato qualche cosa, sicuro. Mi sa che si è spostato qualcosa sul lavandino. Gabriele è ancora là. È troppo rapida, mi rendo conto. Madonna santa, sto cazzo di specchio che mi fa venire un colpo, un coccolone ogni volta. Perché mi sembra di sentire un sussurro? Qualcuno ha spostato le posate. Questa partita, la stanza più movimentata di questa partita è chiaramente la cucina. Il Flowed ci ha fatto venire. Sì, Preacher sei tu! Mortacci tu e fatti vedere! Ma il problema è che non posso fare il report perché fa il sussurrino e poi se ne va. Mica è normale questo, cioè è un preacher, quindi non è normale. Davide non è più Davide, che cosa gli è successo? Si è fatto biondo. Un Davide biondissimo. Salve. Carino anche così comunque Davide biondo, cioè nel senso niente da ridire contro la tintura dei capelli, quindi anzi potessi me la farei anche di più spesso anche io, però
Insomma, poteva avvisare prima Davide. Va bene. Dai, che sono quasi le 4. Dai, dai, dai. È tornato Davide, sì. Davide il Moro. Ok. La videocamera. E questa è una chicca proprio che ogni tanto mi sfugge sta cazzo di videocamera di merda. La porta è chiusa, bene. Tu pensa a fare questo gioco senza usare la tastiera, cioè usando, andando praticamente sui cursori per cambiare la stanza con il mouse, cioè facendo così. No, è follia, non potrei. Magari per qualche serata che vogliamo fare veramente very hard. Monochrome dark mode e solo col mouse, lì sicuro crepo di infarto, ma anche proprio game over sicuro. Ma non oserei dire, non oso essere tanto sborona. Non mi sa. Che è? Ho cliccato più volte, scusate ragazzi. Però mi sembra che sia tutto particolarmente tranquillo. Gabriele è ancora là. Non ho due telecomandi del televisore, ma solo uno. Si è acquietato. Evident, evident. Ah, aspetta, da quanto tempo è evident? E nessuno mi dice niente. Da quanto tempo è evident? Evident sto cazzo. Dov'è evident? Dove? Oh merda, mi sta per lanciare fuori. No! No, tu non mi sconfiggerai! No, 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 no. Tu meni. Lo so, di solito fa così quando sto per finire. No! Perché non le vedo? Ma dai! Gabriel non mi ama, lo so, lo temevo, visto che... Ma che cazzo di rumore è? Ma no, dai, che tristezza! Vega, ci sei ancora? Perché... No, mi sa che ho perso Vega. Vabbè, capita. È andata a farsi la tisanina. Chissà se è un problema del mio internet, mi sta venendo i dubbi che il mio internet non sappia reggere una roba del genere. Non ce la fa. Non ce la fa. Oh! Oh! Sta ancora registrando? Minchia, l'audio si è interrotto talmente potentemente. Sì, ragazzi, no, non è la vostra connessione che sta avendo problemi. State. Sono io che sono perplessa. Sono perplessa. Molto perplessa. Abbiate pazienza. Sto cercando di capire cosa ho sbagliato nella mia vita e soprattutto perché mi ha buttato fuori alle 5 del mattino, che avevo quasi finito, quasi vinto, calcolando che le anomalie. Non l'ho trovate, cioè 21 anomalie significa che se di solito sono 34 o una trentina, significa che c'erano almeno 10 anomalie. Non lo so a quanto si chiuda, però no, adesso mi incaponisco a questo punto, cioè. Cioè, cos'è che non ho visto? Cioè, mi dà fastidio adesso questa cosa. Cos'è?
Cos'è che non ho visto che si è spostato? Ecco, la porta aperta no. Chi? Dove? Non lo so. Vabbè, faccio un displacement. Sai che c'è? Faccio un displacement. Di solito è sempre un displacement quando fai così. Portacci tua. Dai. Ecco, non so di cosa. A me sembra tutto a posto. Non possiamo cominciare a far così però gioco, eh? Che a me sembra tutto a posto e non lo è. Tu mi calcoli le anomalie. Ci sono, non ci sono. Vorresti che ci fossero, insomma, cioè abbi un po' di pazienza. No, raga, cioè nel senso non stiamo facendo sto gioco da, a parte l'ora e mezza di adesso, da 1500 anni. Forse non mi sono accorta di un cuscino spostato. È perché poi qua gli spostamenti sono millimetrici. Qua c'è una mimic. Camera da letto molto agitata. Oh, la camera da letto è la terza volta che faccio un report. Agitatissima la camera da letto. Cioè, nel senso che si sciacquea tutta quanta. Che? La porta è chiusa. Bene. L'importante è che la porta sia chiusa. Poi non lo so che cosa si è spostato. Io faccio nel dubbio un displacement. Perché ormai abbiamo capito che ci deve essere sempre un displacement. Eh no, non mi freghi più. Ah, è lui. Vabbè. Bene, sono contenta. Eh no, non mi freghi più, stronzo. Cioè. C'è un displacement. Ah, l'abollitore. Ma chissà, magari mi perdo qualche displacement e cose varie nella, come si chiama? Nella lavanderia. C'è una mimic, mamma mia, comunque, c'è. C'è un displacement, una calcolatrice. No, adesso sono con... non sto par più parlando perché sono concentratissima, cioè. Che cazzo? Non... È che prima veramente non. Forse c'è qualcosa qui che non mi fa vedere.
sei stato? Intanto li sento i rumori. Non proprio bellini. You have legal choice to say, Sì. abusing code phrase studio tools the Sì, ability to no, customize your grazie. Non phrases ho in the bisogno future. del suo tutorial. Grazie. No, non ho bisogno del suo tutorial. Molto gentile, ma no. Vabbè, si sono accese tutte le TV di casa, mo vado in salotto e c'è sta accesa pure lei. Non lo so, raga, c'è. Ok. No, vedi? L'unica TV che rimane spenta. È vero che quello era un computer, però. Sento rumore di passi, ma credo che siano come al solito i miei vicini. Vedi, mo' è evidente. Eh no, amico. E mo' mi dici dov'è. Ah, ecco dov'era, è evidente. Eh no, cioè, amico, tu mi dici evidente, però poi non c'è niente di evidente. Eh no, non cominciamo così, eh. Non cominciamo, sa? Non fai lo... sì, è evidente, l'ho visto, questo l'ho visto. E il castello è andato via dopo un po'. Ha deciso che doveva andarsene. È evidente, ho capito, ma dimmi dove? Beh, non puoi dirmi dove, però almeno dammi un attimo, cioè nel senso... Ma forse c'è un displacement in bagno? Io provo a fare un displacement in bagno. Non lo so, cioè nel senso, ragazzi... A me sembra tutto normale. E infatti not found. Displacement in cucina. Si è spostato il candelabro. Gabriele c'è ancora. Il castello è tornato. C'è qualcosa che ogni 2 secondi, appena si aggiunge la nuova. Vabbè, abbiamo capito cos'è allora. C'è qualcos'altro qui? Pare di no. Andiamo da qualche altra parte. Cos'è stato? Ah, era qua. Ho fatto una cosa che non si dovrebbe fare in questo gioco. Tornare indietro e controllare che si sia tolto, mentre bisognerebbe sempre controllare le altre stanze. Sono le 3. Ed è una grazia divina che io sia... C'è qualcosa che non va nell'armadio, soprattutto con i colori delle maglie. Chissà, lo scopriremo solo vivendo cosa ha rimosso. Raga che caga comunque. Mo che cos'era Mimic? Non lo scopriremo mai. Faccio un'altra Mimic. Casomai c'è qualcosa. Mi è sembrato di not found, vabbè. Lasciamo perdere. Come non detto. Come non detto. C'è una Mimic qua sotto, mi sa. Vediamo, perché non sono sicura di questo qua in alto, ma forse sì. C'è una mimic qua. Ne, salve. C'è una mimic qui. Evident. Mortacci tue, che...
È evidente, sì, adesso lo vedo anch'io che è evidente. Allora, noi andiamo avanti. Mortacci tue. Sì, mi rendo conto, lei ha ragione da vendere, ha ragione da vendere, però io cambio stanza perché se lei deve solo sussurrare senza farsi beccare, cazzi suoi. E di nuovo è evidente perché c'erano 1500 mimiche in questa stanza? Eh no, eh no, eh no. Ok. Sì, grazie. Cosa c'è che non sto vedendo e che sta facendo da... C'è una mimic, ci sono... Ah, giusto che questo fa anche con le prese di corrente. Madonna, che bordello. Bordello, sì, l'ho visto, ma se non mi fai fare il report di una cosa, poi non posso fare il report di un'altra. Sei tu che sei lento, amico. Oh my god, potrei rimanerci secca stavolta. Ben, secca nel senso di infartino mio personale. Gabriele, si spostano le cose. Ancora, quante cose si sono spostate in camera del bambino? Allora. Qua tutto a posto. Qua tutto a posto. Qua tutto a posto. Qua non è tutto a posto. Perché mi hanno cambiato la foto sul frigo. Male, cattivi. Non si cambiano le foto sul frigo degli altri. Cattivi. Qua è tutto a posto. Qua sembra tutto a posto. Forse ho trovato tutti i... tutto ciò che non andava. Tutto ciò che era fuori posto. Qualcosa si è spostato. E c'è un mimic. Troppe piante. Mamma mia, sono le 4:30. Ma mi buttano fuori, sicuro, sicuro, sicuro. Ma succede qualcosa? I bambini non sono ancora andati a passeggio? La cosa mi turba. Brividino, scusate. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, si è buggato? Non va più avanti? O si sta preparando per farmi venire un infarto veramente tanto grosso? Qual è delle due? È evidente, sì che è evidente, lo vedo che è evidente. C'è Gabriele è andato via e non è piacevole quello che ha sostituito. No, per niente è piacevole. Ora il problema è se un solo coso mi ha fatto passare da evident a vago, qualcosa non va. No, che qualcosa non va. Eh sì, ho capito, ho capito. Cos'era quel caricamento strano? Perché ha fatto quel caricamento strano? A botte chiusa, bene, bene, bene. Aiuto, io spero che stia ancora registrando. Pare di sì. Non mi devo deconcentrare. Non sono sicura del pappagallo, faccio un displacement in cucina sperando che tutto ciò non mi uccida. Va bene. C'è un'elettrica all'insalone. Oh, non c'era niente in cucina, vaffanculo. Vabbè, capita, capita, capita. Capita quel che capita, l'ha tolto, grazie a Dio.
Quante mimiche vuoi che ci siano in bagno? Quante mimiche c'erano in bagno? Oh mio Dio. What the fuck, bro? Ah, ecco, ok. Eh sì. La porta è aperta? No. No, perché se la porta è aperta e non mi fa manco vedere, un po' mi agito, ecco. Che c'è? Che c'è? Displacement. Displacement, l'ho anche visto, c'è un gatto che si è spostato. C'è una mimica in cucina. Qualcuno ha messo un piatto e non ci doveva stare il piatto. Cos'è stato? What the fuck, bro? What the fuck? No, cattivo. Non si fanno ste cose. Mamma mia, sono quasi le 6. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. C'è una mimic, c'è una mimic. Ce la possiamo fare? Non sono tanto sicura. Conoscendo questo gioco mi inchiappetterà adesso. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Se ha un motivo per inchiappettarmi, lo farà adesso. Sicuro, sicuro. Sicuro. Bene. Bene. Ok. Ok, ci siamo quasi. Yeah! 32 di 34, quindi me ne sono persa 2. E niente, nemmeno stasera il preacher, mannaggetta. Però che ansia, raga. Oh Madonna santa, quest'ultimo messaggio, guarda, mi farà andare a letto a dormire come una bimba, proprio contenta. Che tristezza. Yeah. Niente. Dovete effettivamente un po' di dissolvenza, sì. Tipo, sì, in uscita non farà mai la dissolvenza, non ho capito perché, però non gli piace. E vabbè. Bene, ragazzi. Anche stavolta siamo riusciti, insomma, a fare un po' di Alternate Watch. Non abbiamo incontrato il benedetto Preacher. Magari sarà per la prossima volta. Faremo altre live, dai. Alla ricerca del benedetto Preacher. Non so se sono io che mi aspetto chissà che cosa, perché non mi sono spoilerata online che cos'è sto Preacher. Per questo ci tengo tanto che io voglio sapere com'è fatto, cioè, non voglio scoprirlo andando a vedere un gameplay online, ecco, io voglio vederlo proprio. Cioè, mi sembra strano che finora non ne abbiamo visti di cotte crude, non abbiamo mai visto un preacher. Mi sembra strano.
Va bene, vado a vedere se la diretta si è registrata, perché sennò sono fregata, sono fregata. Buonanotte a tutti e grazie di aver visto la live, insomma. E ovviamente grazie a chi vorrà rivedere la live e sarà riuscito a sopravvivere a quasi 2 ore di live. A presto. Ciao!